cari amici, un cordiale saluto a tutti. Leggiamo e commentiamo il messaggio della Regina della Pace dato attraverso Maria di Međugorje, il 25 gennaio del 2022. Cari figli, oggi vi invito a ritornare alla preghiera personale. Figlioli, non dimenticate che Satana è forte e vuole attirare a sé quante più anime possibili. Perciò voi vegliate nella preghiera e siate decisi nel bene. Io sono con voi e vi benedico tutti con la mia benedizione materna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Bene, carissimi, come avete visto il messaggio breve, formato come sempre i messaggi della Madonna, da frasi brevi e incisive, sono quattro, e ovviamente senza contare poi la chiusura, che è sempre il ringraziamento per aver risposto alla sua chiamata, ma anche le parole che la Madonna ha usato sono parole che troviamo, che ho già usato in questi 40 anni. E questo lo dico per dire qual è il tipo del messaggio, però è chiaro che il messaggio fa riferimento alla situazione attuale, cioè non... ed esprime quelle che sono le attuali preoccupazioni della Madonna. Vorrei innanzitutto sottolineare che negli ultimi quattro messaggi la Madonna per ben tre volte ci ha ricordato di ritornare alla preghiera. Cosa sta a indicare? Innanzitutto il primato della preghiera che ha la Madonna, che ha, diciamo, la preghiera ha sicuramente come richiamo il primato dei messaggi di Međugorje, possiamo dire che è presente in tutti i messaggi quasi, in un modo o nell'altro, e difatti Međugorje si caratterizza come il luogo della preghiera. Abbiamo sentito anche ieri la testimonianza di Maria, ma anche quello che tutti pensano, quelli che sono stati a Međugorje, perché non è soltanto la preghiera che si fa in chiesa negli orari e negli appuntamenti, che poi sono tanti, perché insomma rosari, messe, poi adorazioni, poi via crucis, eccetera, e intessono tutta la giornata in pratica, ma poi anche tutta la piana di Međugorje, che i pellegrini attraversano a piedi col rosario in mano, o per andare sul Križevac, o per andare sulla montagna, sulla collina delle apparizioni, è una preghiera continua, cioè è un'oasi di preghiera Međugorje, come lo è nessun altro santuario nel mondo, e questo perché la Madonna invita continuamente alla preghiera. Insomma, i primi due o tre anni possiamo dire, la Madonna chiedeva 4 ore al giorno di preghiera in parrocchia, considerando i tre rosari, poi la funzione, poi l'adorazione, eccetera, e in più esortava la preghiera in casa, la preghiera in famiglia, e la gente cominciò a brontolare. La Madonna affrontò questo argomento proprio in un messaggio dicendo: voi vi lamentate perché vi chiedo tante preghiere, ma voi guardate la situazione del mondo nella situazione del mondo nella quale il male sovrabbonda. E la Madonna disse allora, quei primi anni, eravamo nel 1984 mi pare quando diede questo messaggio, esattamente quello che dice adesso. Anzi, adesso la situazione è molto più aggravata, perché la Madonna, come ci ha detto, Satana miete le anime, e Satana ha detto un messaggio recente: o al distaccare dal mio cuore il maggior numero possibile di anime, attirarlo a sé. E adesso ha detto che Satana vuole attirare a sé quante più anime possibili. Quindi questo sta a indicare, cari amici, da una parte la prima grande preoccupazione della Madonna, cari amici, che sono le anime da salvare. E poi noi siamo preoccupati per la pandemia. Abbiamo le preoccupazioni, diciamo, di carattere temporale. La Madonna è preoccupata invece per la sorte eterna delle anime,
è preoccupata perché la forza di Satana è esattamente proporzionale alla nostra debolezza? Cioè, più noi siamo deboli e più Satana è forte, meno noi preghiamo e più Satana è forte. E quella è la preoccupazione della Madonna, cioè il fatto che le anime si perdono eternamente. Allora, cari amici, non ci sono poi riferimenti, questa è una cosa abbastanza strana, ma fino a un certo punto, cioè noi siamo oggi, stiamo celebrando la giornata della pace, la preghiera per la pace, che ci ha indicato Santo Padre, soprattutto perché si trova una soluzione diplomatica in Ucraina, che resta comunque una ferita aperta proprio in Europa. E a questo riguardo però va segnalato che sabato scorso, in un messaggio che ogni tanto la Madonna dà a Ivan per il suo gruppo, quindi vorrei anche segnalare questo, che non è vero che i messaggi sono tutti uguali, cioè i messaggi alla parrocchia sono quelli ufficiali, sono quelli che la Madonna dà il 25, i messaggi a Ivan sono messaggi per il suo gruppo di preghiera. Il suo gruppo di preghiera è nato nel 1982 e da allora la Madonna, specialmente i primi tempi, dava due messaggi alla settimana in pratica per il gruppo di Ivan. Ivan ha tutta la raccolta di questi messaggi ben ordinati che dà la Madonna al suo gruppo. E anche adesso Ivan ha il suo gruppo di preghiera e in queste occasioni, in diverse occasioni, la Madonna dà dei messaggi per il suo gruppo e molte volte al suo gruppo, la Madonna, al gruppo di Ivan, la Madonna dà come intenzione proprio passaggi dei messaggi che dà a Maria, così perché comprendiate che tipo di messaggi sono quelli di Ivan. Sono messaggi per il suo gruppo, quindi non sono per la parrocchia, e parlo della parrocchia e per il mondo intero, come quelli del 25, hanno un valore soprattutto di cammino spirituale per il suo gruppo, però sono comunque intenzioni di preghiera preziosissime. E infatti sabato scorso la Madonna ha chiesto appunto e a tutti quelli che erano collegati col gruppo di Ivan di pregare per la pace nel mondo. Ha anche specificato che non può esserci la pace nel mondo se non c'è Dio nei cuori. Cioè la Madonna ha detto: non ci può essere la pace nel mondo se non c'è la pace nei cuori. Ma non c'è la pace dei cuori se non c'è Dio nei cuori. Questo è molto importante, cari amici. Cioè, se nel cuore c'è l'odio, non ci sarà mai la pace. Nei cuori ci deve essere l'amore, ma perché ci sia l'amore ci deve essere Dio. È per quello che la Madonna dice appunto che il fatto che abbiamo rifiutato la fede della croce, ci troviamo in una situazione di odio e quindi di guerra. Dunque, cari amici, la Madonna ha invitato quindi il gruppo di Ivan, e quindi questo anche questi messaggi poi vengono diffusi privatamente da chi partecipa al gruppo, però di per sé, e diciamo hanno un valore all'interno del gruppo. E questo lo dico perché molte volte mi dicono: perché non ha pubblicato, perché evidentemente e questi messaggi arrivano ma non si sa bene dove, come, da chi, quindi bisogna vagliarli tutti prima e quindi poi bisogna tenere presente la strategia della Madonna. Cioè la Madonna ha una sua strategia ed è molto, la Madonna è molto ordinata nelle cose. Cioè la Madonna dà i messaggi del 25 per la Chiesa e per il mondo, la Madonna ha dato i messaggi a Miriana per diciamo quella serie di apparizioni importantissime e messaggi importantissimi che avevano lo scopo soprattutto di avvicinare quelli che non conoscono l'amore di Dio. E poi anche i messaggi a Ivan sono particolari per la formazione di un gruppo che sia particolarmente vicino e sia particolarmente diciamo desideroso di fare un cammino spirituale. E poi ci sono quei messaggi che gli altri due, sia Miriana adesso, sia Iaco, sia Ivan, che ricevono invece nel giorno dell'apparizione annuale. E Iaco il suo messaggio l'ha dato alla parrocchia, la parrocchia l'ha pubblicato, l'abbiamo pubblicato anche noi.
anche a volte anche a Ivanka, ma dove dice alcune parole molto brevi, però di Ivanka si riferisce alla parrocchia e anche noi ripubblichiamo. Visca non riceve messaggi, e che io sappia, non probabilmente riceve messaggi personali, non diffonde messaggi da un po' di tempo, e come voi fossimo voi sapete già, comunque molti non sanno, e c'è stato un momento, adesso non mi ricordo più quale anno, in cui la Madonna ha detto a Visca di essere sola all'apparizione. Mi ricordo che Visca mi ha riferito la parola in croato, e Budi Sama, sì, sola. Quindi da allora Visca ha apparizioni da sola, a volte ha fatto eccezione, ma evidentemente avendo avuto il permesso della Madonna, quindi in determinati luoghi, determinati appuntamenti, in determinate situazioni, c'erano anche altre persone, ma normalmente Visca ha un'apparizione personale e avrà anche messaggi personali, però ne ha ricevuto talmente tanti in passato che le ha fatto come una specie di silloge, e noi le trasmettiamo ogni notte alle 3:15, alle 3:30 c'è il rosario di Visca, e la sintesi di messaggi che Visca ha avuto prima che la Madonna gli dicesse appunto di essere sola. C'è anche da dire, cari amici, che comunque in quel tempo in cui Visca ha i messaggi da sola, però ha avuto comunque dalla Madonna questa duplice rivelazione particolare, cioè in un primo momento la Madonna le ha detto che sarebbe apparsa a uno dei tre veggenti che hanno visto le apparizioni personali fino al terzo segreto, perché si sapeva fin dal principio che al quel decimo segreto, così dicevano i veggenti, sarebbero cessate le apparizioni personali. Ebbene, uno dei tre veggenti, anche quando fa il decimo segreto, continuerà ad avere apparizioni personali, ha detto la Madonna a Visca. Prima ha detto fino al terzo segreto, poi dopo qualche anno Visca, sempre in un'intervista a Radio Maria, ero io che intervistavo a casa sua, Visca ha detto che la Madonna avrà apparizioni personali, avrà apparizioni a questa persona, o sarà Visca, o sarà Ivan, o sarà Maria, fino al compimento del decimo segreto. Questa cosa gli altri vicini non la sanno, perché Visca non l'ha detto a nessuno che io sappia, ma neanche alla parrocchia, l'ha detta direttamente a Radio Maria. Questa è l'unica novità che c'è stato tutto questo tempo, per cui Visca poi, come vedete, vive una missione particolare, che è quella della sofferenza, ma con apparizioni quotidiane. Quindi vedete come la Madonna porta avanti la sua strategia, con molto ordine e al di là anche dei nostri schemi mentali. E però era necessario che vi facessi un po' di ordine, perché vedo un po' di disordine in giro, cioè i messaggi a Mario sono quelli che sappiamo, sono ufficiali, sono fondamentali, sono rivolti alla Chiesa in pratica. I messaggi a Ivan normalmente sono del suo gruppo, ma a volte, come è successo in passato, sono per tutti, allora in quel caso Ivan li riferisce alla parrocchia. Visca non ha messaggi per il momento da comunicare, certamente quando c'è l'apparizione parla con la Madonna. Sicuramente non sappiamo, non ci dice niente Visca al riguardo. Cioè, sappiamo che la Madonna l'ha detto di essere sola, e lo sa lei perché, ma è una missione speciale. Cioè, ogni veggente ha una missione speciale. Bene, carissimi, quello che volevo mettere in evidenza in questo messaggio, dunque, è il fatto che la Madonna già tre volte ci dice di tornare alla preghiera. Questa volta ci dice di tornare alla preghiera personale. Quello che vorrei dirvi, ve lo dico perché io stesso, diciamo, cerco di capire e di vivere. Mi sforzo anch'io come voi. Però io ho capito che adesso siamo in un tempo in cui non si può perdere tempo. Ma nel senso proprio, non si può perdere tempo anche in cose che di per sé non sono neanche peccati, sono cose di questo mondo. Cioè, mi vedo una partita di calcio, mi vedo, non so come dire, mi interesso di questo, mi interesso di questo hobby, mi interesso di qua. Cioè, io ho capito
che questo è un tempo in cui, di cui ha parlato Gesù, insomma, prima della passione, vi ricordate, no? Chi non ha una spada prende una spada, cioè in senso figurato, insomma, togliere la zavorra di dosso, tagliare i legami che non sono importanti, cioè è il momento in cui, come anche noi Davide, che era stato fatto vestire da Saul con le sue armature, con le armature di Saul, noi dobbiamo toglierci tutte queste armature. E lui cosa fece? Prese la sua bisaccia, ci mise pietre, e prese la fionda, andò e vinse la battaglia con la fionda. Cioè noi adesso, questo è il momento in cui dobbiamo liberarci dalle zavorre, dobbiamo liberarci dai peccati, dai legami di peccato, da tutto ciò che ci lega alle cose effimere, a quei legami con i quali Satana ci tiene al guinzaglio, alle perdite di tempo, alle perdite di tempo. E anch'io sto facendo pulizia di quelle piccole perdite di tempo che magari mi concedevo ogni tanto, perché ho capito che oggi ho avuto anche una lezione, peraltro, una bella lezione ho ricevuto leggendo le vostre testimonianze in questi giorni riguardo alla televisione, no? Anche ogni tanto vedevo qualche film o vedevo una partita, però ho capito che alla fin fine, se dico il rosario sto meglio, se dico un altro rosario sto meglio, se sto a colloquio con Dio sto meglio, se celebro un libro edificante sto meglio, se prego per la conversione di peccatori sto meglio, se prego per tutti i bisogni della domeria sto meglio, capito questo? Cioè questo è perché questo è un tempo particolare, noi crediamo che tutti i tempi siano uguali, no, questo è un tempo apocalittico, cari amici. Ci sono questi momenti, questo è il momento della storia particolare. E gli apostoli non avevano capito, dopo la sbronza della Settimana Santa, dopo la sbronza della Domenica delle Palme, che pensavano che ormai era il tempo del Messia, e si davano sgomitate per sapere chi era il più grande, e non sapevano quello che li aspettava. Non erano pronti. E per quello che la Madonna ci dice adesso, siccome Satana è scatenato, come ai tempi della passione, la Madonna di Gesù disse: Satana vi vaglierà uno per uno. Anche adesso la Madonna sta dicendo la medesima cosa. Satana è forte e vuole attirare a sé quante più anime possibili, vi vaglierà uno per uno. Saremo vagliati uno per uno. Anche quelli che si credono forti scopriranno che non sono così tanto forti. Non sono così tanto saldi, non sono così tanto affidabili. E quindi, cari amici, questo lo disse Gesù ai suoi apostoli nel momento della passione, quando disse: vegliate e pregate per non cadere in tentazione. E la Madonna ci dice la medesima cosa. Ora che Satana, lasciato dalle catene, fa razzia di anime e porta il mondo all'autodistruzione mediante la guerra e l'odio, voi state attenti a questo scatenamento, a Satana lasciato dalle catene, e, come dice Gesù agli apostoli, dice la Madonna, vegliate nella preghiera. Non perdiamo tempo, preghiamo giorno e notte, che poi si vive nella gioia pregando giorno e notte. Preghiamo giorno, certamente poi c'è anche questa grande grazia che si fa diventare preghiera tutto, anche il lavoro, qualsiasi altra cosa. Perché il cuore canta, anche noi con la mente, quando siamo con la mente occupati a lavorare, il cuore canta, canta inni a Dio. Quindi vegliate nella preghiera, siete decisi nel bene, vegliate e decisi, vegliate e siate decisi. Quindi, cari amici, ritornate alla preghiera personale. Non dimenticate che Satana è forte. Vegliate nella preghiera. Siate decisi nel bene. Facciamo una revisione di vita. Rimettiamoci, come si dice, come quando gli atleti si preparano per una corsa, no? Poi si concentrano, poi scattano via. Questa parola decisi nel bene è bellissima.
Siamo protesi, decisi, determinati, lucidi, senza legami che ci frenano. Eliminiamoli tutti uno per uno e tagliamoli via tutti uno per uno. Perché questi sono tempi apocalittici in cui Dio è presente e noi siamo chiamati a combattere con Lui mediante la presenza della regina della pace. E lei alla fine nel messaggio ci assicura che è con noi e sarà con noi fino al tempo del trionfo del suo cuore immacolato e ci benedice tutti con la sua benedizione materna e ci ringrazia perché abbiamo risposto alla chiamata. Poi, credici, anche questo messaggio è una chiamata. Cerchiamo di rispondere in questo mese. E siamo arrivati al termine, cari amici, di questo meraviglioso messaggio. Rileggiamolo. Cari figli, oggi vi invito a ritornare alla preghiera personale. Figlioli, non dimenticate che Satana è forte e vorrà attirare a sé quante più anime possibili. Perciò voi vegliate nella preghiera e siete decisi nel bene. Io sono con voi e vi benedico tutti con la mia benedizione materna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Con questo, cari amici, abbiamo terminato questa nostra meditazione. Adesso affrontiamo, diciamo, questi giorni che ci portano questo mese e affrontiamo nella luce di questi messaggi, facciamo un programma di revisione di vita e di impegno di vita. Cari amici, abbiamo già in diretta Maria di Međugorje che ci trasmette il messaggio della regina della pace di oggi 25 gennaio 2022. Ciao Maria. Ciao Padre Livio, ciao, saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Maria. Oggi 25 gennaio 2002, come ogni 25 del mese, la Madonna ci ha dato il seguente messaggio. Cari figli, oggi vi invito a ritornare alla preghiera personale. Figlioli, non dimenticate che Satana è forte e vuole attirare a sé quante più anime possibili. Perciò voi vegliate nella preghiera e siate decisi nel bene. Io sono con voi e vi benedico tutti con la mia benedizione materna. Grazie perché avete risposto alla mia chiamata. Danas kao svakog 25. Gospana mi je dala ovu poruku. Draga djeco, danas vas pozivam da se vratite osobnoj molitvi. Dječice, ne zaboravite da je Sotona jak i da želi sebi privući što više duša. Zato vi budite budni u molitvi i odlučni u dobru. Ja sam s vama i sve vas blagoslovljen svojim majčinskim blagoslovom. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. Allora Maria, tu questa sera hai avuto un'apparizione allora? Ho avuto come ogni sera, grazie al cielo, anche stasera la Madonna è apparsa e ci ha dato un bellissimo messaggio dove ci chiama alla preghiera personale. Senti Maria, proprio su questo punto volevo fermarmi perché sono andato a controllare il messaggio della parrocchia, era pubblicato con un po' di anticipo oggi, già mezz'ora fa era su, e allora ho controllato che negli ultimi 4 messaggi che ha dato la Madonna, da ottobre, novembre, dicembre e gennaio, per 3 volte la Madonna ha detto che dobbiamo ritornare alla preghiera. Poi oggi ha aggiunto l'espressione personale che approfondiremo, però il fatto che la Madonna già negli ultimi 4 messaggi 3 volte inviti alla a ritornare alla preghiera vuol dire che, come dire, ascoltiamo ma non facciamo. E che cosa dovremmo fare di concreto? Ma io mi sono ricordata che questo tempo la Madonna del nostro gruppo di preghiera ci ha chiamato di andare nella natura,
E questi giorni sono freddi, ma a Medjugorje è anche tempo dove vedi pellegrini che sono ben vestiti, che vanno sulla collina, pregano, anche per dire, per noi è un invito anche di andare nella natura, come la Madonna tante volte ci ha chiamato, per dire di risentire quella brezza di preghiera personale. Come ognuno di noi, anche noi all'inizio dell'apparizione, quando la Madonna ci ha chiesto di pregare, abbiamo cercato di riscoprire, di fare le nostre preghiere personali, e pian piano lo abbiamo fatto attraverso gruppo di preghiera, attraverso messaggi che la Madonna ci ha dato, e questi messaggi sono sempre stati molto concreti, come questo qua, dove la Madonna ci dice che ci chiama alla preghiera personale. Io mi ricordo ci ha chiamato alla preghiera personale, ma anche con le persone, diceva di prendere una persona più antipatica che più lontana nel nostro gruppo di preghiera per noi, e di andare a pregare insieme. È stata un'esperienza molto forte. Io mi ricordo molto bene che sono andata con una ragazza che in realtà non era antipatica, ma a me sembrava antipatica perché non la conoscevo. Ma quando abbiamo pregato insieme, e quando abbiamo fatto crisi insieme, e quando siamo arrivati su abbiamo cominciato a chiacchierare, in realtà non ho più trovato questa persona antipatica, ma molto simpatica, molto carina, ma non la conoscevo. E questo, tante volte noi sappiamo anche giudicare altri non conoscendoli, e così anche io penso questo tempo anche per noi può essere questa preghiera personale, questo rientrare nella preghiera, questo riscoprire la preghiera anche noi stessi. Io mi ricordo le preghiere che non sapevamo, impararli, è stato molto bello, perché tante volte insieme con altri, o tante volte quando arrivavano le persone da altri paesi, non lo so, dall'Italia, dalla Spagna, da Portogallo, da Germania, da Inghilterra, dalla lingua inglese, era bello, e noi dicevamo: se vuoi cominciare a parlare, capire qualcosa in croato, comincia a fare Padre Nostro, Ave Maria e Gloria. E per dire, quando si diceva Ave o Maria, e diciamo Zdravo Mario in croato, Zdravo è anche come saluto tra noi. Era bello, perché anche i messaggi che la Madonna tante volte, quando si traducevano, mi ricordo con Padre Slavko, lui diceva: noi non sbaglieremo, perché tante volte una parola aveva diversi, in realtà diverse espressioni, e lui diceva: noi prendiamo quella biblica, perché così siamo tranquilli. Infatti tante volte vedevamo che era la traduzione più bella e più completa, più diciamo bella, più giusta, quella che abbiamo scelto usando la parola biblica, perché la Madonna parla con le parole bibliche. E questo sono tante volte aiuti dove la Madonna ci ha detto di riscoprire la preghiera personale a noi stasera, che la Madonna ci ha richiamato. Ma anche nella mia mente arrivano tanti momenti quando abbiamo cominciato a fare la preghiera e riscoprire questa preghiera personale, che è molto preziosa oggi, quando siamo le persone adulte e possiamo dire: queste sono le fondamenti della nostra vita. E questa è una cosa bellissima, perché tante volte, ricordandoci di questi momenti, di quelle preghiere, io mi ricordo le preghiere di Santa Brigida o altre preghiere, altre novene eccetera, che non abbiamo imparato tutte, ancora abbiamo bisogno di una vita intera per imparare tutte le preghiere, ma devozioni, preghiere. A Medjugorje c'è questo gruppo di preghiera che va sulle colline, che è bello vedere loro che si allarga sempre di più questo desiderio di pregare di più, camminare di più e anche stare in forma, per dire corpo e spirito vanno insieme. Non lo so, andando a Shurmansi a piedi, pregando rosario, è bello, perché fa, i nostri polmoni si allargano. Adesso questi giorni che c'era la bora,
era, si sentiva questa, come si chiama, che entrava dentro i nostri polmoni, per dire, ci sentivamo vivi, giusto? Senti Maria, comunque io credo che quando la Madonna parla di preghiera personale, va distinta dalla preghiera spontanea. Adesso ti spiego il concetto. Preghiera personale per me vuol dire che uno parla tu per tu con Gesù, con la Madonna, e apre il cuore, dice quello che fa, la preghiera di domanda, fa la preghiera di perdono, insomma si parla sapendo che sto parlando a chi mi ascolta, come tu una volta mi hai detto che tua mamma non ti ascolta così come ti ascolta la Madonna, no? Quindi quella per me sarebbe la preghiera personale. Però quando sono venuto a Međugorje io ho scoperto un tipo di preghiera che non conoscevo, che era quella del tuo gruppo, che voi facevate la preghiera spontanea, cioè facevate delle preghiere, ognuno cominciava e pregava che 3-4 minuti spontaneamente mentre tutti gli altri ascoltavano. Allora, questa qui secondo te è preghiera personale o non è? O la preghiera personale è qualcosa di diverso? Sicuramente, questa è preghiera personale dove ognuno di noi cresce. Arrivare a fare, mettere insieme una preghiera davanti a altri significa che hai fatto già un cammino, perché uno è imbarazzato, non si sente, non è pronto, come anche la lettura della Santa Scrittura davanti a altri. E sono tutti piccoli processi, tutti piccoli, diciamo, le scaline dove noi facciamo nostra crescita spirituale, ma anche personale nella fede, dove la Madonna ci ha... Io mi ricordo una bellissima esperienza, può essere che l'ho raccontato, ma lo racconto ancora un'altra volta, dove la Madonna a gennaio ci ha mandato nella natura e ha detto: andate e portate qualcosa che vi ha parlato di Dio. Un ragazzo ha portato un grande ramo e ha portato dentro, altri hanno trovato poco, ma ognuno di noi ha trovato qualcosa. E io mi ricordo, poi è arrivata la Madonna e ci ha detto: proprio adesso vi ho mandato, perché avete trovato qualcosa di bene, qualcosa che avete parlato, avete raccontato, come vi ha colpito questa cosa che avete raccolto. Uno ha raccolto muschio che era ancora verde nonostante fredda, la bora che è a Međugorje nonostante gelo, eccetera. E quel muschio era ancora bello attaccato alla pietra, bello verde, e o altro che ha portato ramo, altro ha portato un fiorellino che era là nascosto vicino a una pietra, eccetera. Comunque ognuno di noi con entusiasmo ha parlato, e la Madonna ci ha detto: vi ho portato adesso perché, come avete trovato qualcosa che vi ha parlato di Dio, anche nelle persone che noi tante volte pensiamo sono le persone peccatrici e sono lontani da Dio, invece ancora anche loro hanno qualcosa dentro di loro, hanno qualcosa che può aiutarli per crescere nel cammino della santità. E questa è stata una scoperta bellissima per tutti noi, per dire, anche nelle persone più lontane troviamo qualcosa di bene. Senti Maria, secondo te oggi siamo in un mondo dove la maggior parte delle persone vive come se Dio non ci fosse, e sappiamo che questo è il nostro tempo, ma secondo te esiste una persona che non ha mai desiderio, almeno in qualche momento, di pregare? Può esistere una persona che non prega proprio mai? Per me non esiste una persona così. Ma io non lo so, perché io penso nel momento di difficoltà di solito chiamiamo, non lo so se lo chiamiamo Dio o lo chiamiamo quello di sopra, o non lo so come espressione, diciamo, pagane, ma nell'intimo del cuore. Così tante volte io mi ricordo quando uno moriva e diciamo: noi non sappiamo quell'atto di passaggio che quella persona ha chiamato Dio in aiuto o no, per dire, noi è una cosa, un segreto. Ma io credo profondamente di sì. Sì, sì. Che uomo
uomo ha bisogno di soprannaturale. Uomo, nel, quando è tu per tu con se stesso, io credo che parla con Dio. Sì, e questo, sì. Questo lo scopriremo quando saremo in paradiso. Sì, anche perché comunque lo Spirito Santo è il primo missionario, è lui che va alla ricerca dei cuori che sono lontani. Come si dice, Spirito Santo soffia dove vuole, come vuole e quando vuole. Noi certo. Non sappiamo, perché noi tante volte vediamo le persone che con una, non lo so, io mi ricordo a Radio Maria, esempio, che dicevano, ah sai, io cercavo un canale e mi arrivava Radio Maria, Radio Maria, Radio Maria, e è cominciato a innamorarsi, poi si è convertito, è diventata una preghiera, un uomo di preghiera, un uomo di Dio. E questa è una bellissima esperienza di tante persone, perché Dio parla, ci invita nel mille modi, e questa è una bellezza dove noi possiamo vedere che Dio opera attraverso la Madonna, Dio opera attraverso santi, Dio opera anche attraverso noi peccatori, perché tante volte con una crocetta, con un rosario, con nelle mani, diventiamo mettiamo un tarlo dentro il loro cuore, e tante volte anche quando sentono le nostre testimonianze, nostra vita, nostri esempi, quando vedono, queste persone si avvicinano. E io conosco tante persone che sono diventate oggi sacerdoti, tante persone che sono diventate molto legate con Dio, attraverso tante testimonianze di sacerdoti, di noi veggenti, tante persone che sono guarite non soltanto nell'anima ma anche nel corpo. Senti Maria, non c'è dubbio, per uno che va a Međugorje, la cosa che più colpisce, che mi ha sempre colpito comunque, ma che colpisce tutto, è che comunque al di là, diciamo, dalla parrocchia, ma tutta la spianata di Međugorje e poi i sentieri che portano sul Križevac e portano sul Pobordo, da mattina a sera a notte è sempre un'osi di preghiera continua, i pellegrini vanno da una parte all'altra pregando, una cosa che è durata per 40 anni, una cosa meravigliosa, e cioè è un'osi di un pezzo di cielo. Tutta la gente che arriva a Međugorje si mette a pregare. Questa è una grazia speciale per me che non ho trovato in altri santuari così. È vero, si può trovare anche un po' di più, anche molto più simile, come diciamo, la natura a Fatima, perché io mi ricordo quando sono andata a Fatima, si va dove dal santuario dove è apparso Angelo, eccetera, c'è da camminare un po', ma a Međugorje pellegrini sono invitati di andare sulla collina dell'Apparizione, nella chiesa, sulla collina della croce, e tante volte in questi giorni era una cosa bellissima, un sacerdote americano, poco tempo fa è arrivato un gruppo, adesso sono pochi, così li vedi, li noti, e aveva un maglione tipico delle nonne che fanno a Međugorje. E ho detto a lui, ma che bel maglione che hai, da dove arriva? Ho pensato, l'ho comprato a qualche parte. Ha detto, stamattina ero in mezzo campi e c'era una nonna che vendeva maglioni e faceva maglioni. E io ho detto a lei, hai un maglione per me? E lui ha detto, lei ha detto che non l'aveva a quel momento e ha detto domani. Non lo so come sono capiti, perché la nonna non parla inglese, lui è americano e non parla croato. E comunque il giorno dopo lui è andato là, ha capito, e lei ha preparato questo maglione che probabilmente aveva a casa, e ha detto che la cosa che le ha dato tanta di quella gioia a questo maglione, ha detto adesso sarà abbigliamento più importante dopo, diciamo, vestiti di sacerdote. E la nonnetta le ha detto, questo per te che sei sacerdote è bianco e grigio.
Perfetto. E c'erano anche qualche disegno, ma lui ha detto: io ogni volta quando vado in giro con questo maglione dirò: guarda, questo è un maglione che ho preso, ho comprato a Medjugorje, perché sicuramente tanti mi diranno: oh, che bel maglione, dono, eccetera, e io dirò: l'ho preso a Medjugorje, così avrò una buona occasione di parlare di Medjugorje. E tante volte ci sono tante occasioni di parlare, non soltanto attraverso maglione, come ha fatto quel sacerdote che ha detto, ma attraverso tante esperienze personali, perché uno che è venuto a Medjugorje, che ha incontrato Dio, ha incontrato la Madonna, non tacerà, sentirà nel suo cuore che deve testimoniare, che deve parlare e deve coinvolgere anche altre persone di avere una bellissima esperienza come questa esperienza che ha vissuto stessa persona. Perché noi quando parliamo di Dio, della Madonna, parliamo volentieri perché lo abbiamo incontrato, perché lo amiamo, perché non solo che lo adoriamo, lo amiamo con tutto cuore, con tutta l'anima. Senti Maria, potresti raccontarci quali preghiere i primi giorni, le prime settimane dicevate con la Madonna? E la Madonna quali preghiere vi chiedeva e se pregava con voi, come pregava? Raccontaci qualcosa dei primi tempi. Ma poche preghiere sapevamo, e sapevamo soprattutto nel dialetto, perché la Madonna cantava con noi, ci incoraggiava, pregava con noi. Noi pregavamo Padre Nostro, poi facevamo Ave Maria e la Madonna rimaneva nel silenzio, per dire la Madonna non può pregare insieme Ave Maria, e lei rimaneva nel silenzio e tante volte faceva un sorriso, come si dice, sotto baffi, era contenta quando noi pregavamo. E la Madonna ci ha detto tante volte: voi quando pregate io posso intercedere e pregare per voi e usare queste preghiere cercando per aiutarvi. E cosa pregavamo? Pregavamo di più quelle preghiere che erano per noi tradizionali: Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre, Salve Regina, Angelus, Sette Padre Nostro, perché la Madonna ha chiesto, abbiamo fatto. Raccontaci un po' quella pia devozione che noi abbiamo proposto qui a Radio Maria ultimamente, dei sì. Sette Padre Ave Gloria. Sette Padre Nostro, Ave Maria e Gloria abbiamo cominciato a fare perché aspettando la Madonna noi pregavamo Padre Nostro, Ave Maria e Gloria, Padre Nostro, Ave Maria e Gloria finché arrivava la Madonna, e tantissime volte a settimo Padre Nostro, Ave Maria e Gloria la Madonna appariva. E poi lei ci ha detto di fare la preghiera di Sette Padre Nostro, Ave Maria e Gloria, che adesso nella chiesa di Medjugorje ogni sera dopo la Santa Messa, sacerdoti, soprattutto sacerdote che guida la Santa Messa, fa ginocchiato, sette Padre Nostro, sette Ave, sette Gloria e Credo, come atto di ringraziamento, di affidamento alla Madonna per la sua presenza e anche mettendoci sotto la sua protezione. E poi abbiamo scoperto che queste preghiere erano le preghiere di devozione, come sette dolori della Madonna, e questo noi non sapevamo, ma sapevamo che le nostre nonne facevano queste novene, queste preghiere, sapevamo, non sapevamo quale preghiere facevano. Come esempio, questi giorni si fanno preparazione a terziari francescani, e nella parrocchia di Medjugorje stesso ci sono entrate delle persone laiche come terziari francescani, e queste persone hanno le preghiere speciali che fanno, perché al momento tu diventi terziario francescano, a quel punto hai queste preghiere speciali che fai, devozioni, novene a San Francesco, a Santa Chiara e a santi francescani. E così anche nella vita di Medjugorje, dove nelle nostre case, non so, esempio la mia nonna quando è morta,
le abbiamo messo cordone, lei aveva questo cordone quando era la festa, cordone come frati che hanno quella corda bianca intorno alla vita, così anche una volta si usavano anche laici. E io mi ricordo la mia nonna, quando era la festa, si andava in chiesa e lei metteva questo cordone francescano per dire io sono terziaria francescana. E la Madonna ci ha aiutato durante questi anni anche a queste devozioni, preghiere, come dicevi tu prima, non soltanto sette Padre Nostro, Ave Maria Gloria, eccetera, ma tante altre piccole preghiere dove anche stesso atto di affidamento quotidiano alla Madonna che ci mettiamo sotto suo manto, ma anche tante piccole preghiere di novenne, fioretti, che possiamo fare ognuno di noi. Ad esempio questi giorni, io credo, anche tante persone già mi hanno mandato messaggio, preghiamo che il Signore ci dà un buon presidente per Stato italiano, perché abbiamo bisogno, non abbiamo bisogno di confusione, perché c'è già troppa confusione in giro. Preghiamo con atto di fede anche per questa intenzione, perché abbiamo bisogno di qualcuno che è chiaro, che può dire bene bene, male male. Certo, sono d'accordissimo, siccome la preghiera fa miracoli, anch'io mi unisco a te Maria, come ho già fatto in questi giorni, chiedendo alla Madonna, che lei sa, conosce i cuori, di darci una persona che può fare il bene dell'Italia. Però adesso Maria, volevo ancora continuare quella cosa lì perché mi interessa molto, cioè mi pare Maria che la Madonna fin dall'inizio ha incominciato a dire il credo come preghiera. Ma non soltanto credo, ma anche tante altre piccole preghiere, non so, ad esempio tanti canti. Io mi ricordo il canto che noi facevamo alla Madonna, che erano Raiska Dievoka Ilse Hrvata, Naša Majko, Naša Zoro Sve, la Madonna, abbiamo fatto questo, anche questi canti dove cantavamo la Madonna, dove noi dicevamo che la Madonna è la nostra regina, regina del nostro popolo, e in questo momento, quando fai questo canto, senti dentro tuo cuore, io sento dentro mio cuore che un tremore di come si chiama, di positività, di gioia, di emozione, perché noi come popolo, non soltanto io, con questo canto, con questa preghiera, ma anche la mia mamma, mio papà, mia nonna, mio nonno, mio bisnonno, io so che l'hanno cantato con tutto cuore. E quando si canta questo canto, non soltanto che mettiamo cuore nelle mani della Madonna, del nostro popolo, alla Madonna, ma di più, perché quel momento sentiamo, abbiamo questa chiarezza che la Madonna non è soltanto la nostra madre, ma anche nostra regina, ma anche la protettrice del nostro cuore, della nostra famiglia, del nostro popolo e del mondo intero. Quindi ha risvegliato proprio la fede mediante le preghiere della tradizione, le ha tirate fuori perché voi poteste di nuovo riviverle. Non soltanto riviverla, ma fare questo canto di consacrazione alla Madonna davanti a lei è una cosa inspiegabile, un'emozione così forte che anche oggi non posso esprimere, perché è una cosa da cuore a cuore. Senti Mari, però anche le giaculatorie, ha detto riempite la giornata di piccole preghiere, ha detto una volta. Sì. E questo è invece il giaculatorie, arrivano pregando, si impara a pregare, come si dice. Certo. Giaculatorie arrivano praticamente facendo sempre di più, anche svegliandosi al mattino presto, andando sulla collina, facendo le novene, anche novene che possono essere lunghe o corte, ma
quando cominci la preghiera a Spirito Santo, preghiera di San Francesco, non lo so, Sant'Antonio o San Michele Arcangelo o altre, per dire, diventa una cosa, hai bisogno di fare un piccolo quadro con dentro le tue preghiere, con dentro i tuoi pensieri, con dentro le tue cose preziose, che diventa una cosa, diventi come un bambino, perché davvero nel tuo cuore diventi più come un bambino e senti che hai bisogno di raccogliere tutte queste cose. Però siccome stiamo guardando un po' quello che ha fatto la Madonna per risvegliare, diciamo, la preghiera, le antiche tradizioni, mi pare che la Madonna però vi abbia anche esortato a tenere su di voi una piccola croce, una piccola medaglietta, cioè queste cose che diciamo una volta che sono per Satana il segno che voi siete miei, vero? Sempre, la Madonna ci ha sempre invitato di portare con sé qualcosa di benedetto, per noi era normale, la Santa Scrittura, Rosario, un ginocchiato, io mi ricordo un piccolo tipo tappetino che portavamo dietro, o un asciugamano che arrotondavamo per non sporcare vestiti, eccetera, quando andavamo sulla collina, o per anche durante l'inverno per non prendere freddo, mettendosi sulla pietra, diventa anche più liscio. E a Medjugorje lo trovi adesso nei souvenir, quando vai, le piccole tipo spugnette per mettersi ginocchiate o le cose così, che è normale, un po' abbigliamento, diciamo, alla preghiera, che sono la Santa Scrittura, il rosario e questo tappetino che noi usavamo. Io mi ricordo quando primi anni con padre Slavko abbiamo, dopo l'apparizione, prima della Santa Messa, si facevano litanie e abbiamo, con padre Slavko abbiamo imparato a fare una litanie cantate, che non erano più moderne, non erano le litanie quelle che si cantavano nei cimiteri quando erano benedizione dei campi, perché quelle erano più ripetitive, invece queste erano più moderne, più giovani, più, per dire, più espressive per un giovane. E con padre Slavko erano così contenti di fare queste litanie. Oggi invece abbiamo fatto arrivato un gruppo dalla Polonia, che sono solo uomini, nato un movimento con un sacerdote che durante l'apparizione, sulla collina dell'apparizione, ha avuto una esperienza mistica, praticamente ha sentito la Madonna e ha cominciato a fare un movimento, gruppo di preghiera, diciamo, non lo so neanche come chiamarlo, dove loro cantano, hanno deciso, ogni membro che si consacra alla Madonna di questo movimento, cantano rosario, ma in un modo bellissimo, che io quando prima volta ho sentito questo rosario, tutti gli uomini, tutti ginocchiati, e che tutti pregavano cantando rosario, mi ha colpito molto. Adesso noi quando siamo a Medjugorje abbiamo imparato in croato questo canto, e questa melodia del Zdravo Mario, Ave Maria, che tanti dicono: ma che bella preghiera che fate, ma cosa è? Che bel canto. Noi diciamo Ave Maria, e per dire, sempre possiamo, esperienza con altri diventa la nostra ricchezza, per dire, così anche questo Ave Maria polacco è diventato per noi ricchezza. E io mi ricordo quando eravamo là prima dell'apparizione e una ragazza mi ha detto: dai Maria, facciamo anche noi, e l'abbiamo cominciato a fare. Adesso ormai lo facciamo più che volentieri. Io tante volte quando sono in casa, faccio le pulizie, faccio tutte le mie cose, non c'è nessuno, faccio il mio rosario cantando e mi dà una gioia immensa. E come dicevo, il rosario cantato è una cosa meravigliosa, cioè, questa cosa qui l'avevo mai sentita.
C'è una cosa meravigliosa del rosario cantato, solo che durerà un'ora, almeno un'ora dura. Ma non è così, perché è bello perché tocca a cuore. Niente, padre Livio, quando una volta lo registro te lo mando, così okay. Ti ricordi quando facevamo sulle colline dell'apparizione, quanti canti abbiamo fatto insieme, che sì, venivi sì. Anche tu con noi. Quando cantavamo alla Barè, anche l'Italia si convertirà, ma come con no. La Cagliizza Mira. Io avevo fatto una cassetta di quei canti e l'avevo regalata a Neggio. E grazie al cielo. Comunque sono tutte le cose che nascono dal cuore. E quando, come dicevano Santi, chi canta due volte prega. Per dire, cuore che è gioioso e trasmette. E io spero con tutto cuore che saremo sempre di più quelli che cantano, che amano Dio e la Madonna. Sì, arriverà quel tempo. Senti Mare, toglimi una curiosità. Ma come canta la Madonna? Celestiale. Quando la Madonna canta è bellissima. Primi giorni la Madonna tantissime volte cantava con noi, e canti che erano canti tradizionali, quelli che noi sapevamo e cantavamo volentieri. Non lo so, non si può tradurre perché le parole sono tipo, la Madonna ha fatto Christe Utuoime, si chiama questo canto, sì, è sì. Un canto Glory, gloria, alleluia, ma non le parole americane, perché la musica è americana con questo canto, invece le parole croate è bellissima, spettacolare, perché quando lo canti è davvero un momento di adorazione, un momento di affidamento, un momento a Dio, che noi camminiamo con Dio nella nostra vita, e questa è una cosa dove noi diamo gloria a Dio, e nell'alto dei cieli e sulla terra, attraverso uomini e attraverso tutti quelli che sperimentano la bellezza e grandezza di Dio, diciamo. Senti Maria, scusa che sono un po' curioso, dunque tu hai visto il paradiso, l'inferno e il purgatorio, quando hai visto il paradiso hai sentito che cantavano gli angeli? No, la visca, noi abbiamo visto come guardando guardando la televisione, come guardando la finestra. Ah, perché io ho chiesto alla visca, cantava meglio la Madonna e gli angeli, ma adesso non c'è paragone, molto meglio una Madonna, mi ha detto. è vero, io posso dire che la Madonna... La regia degli angeli, cioè superiore anche agli angeli la Madonna. Ma angeli, io penso che loro si adattano più a lei, perché lei è la loro, ma anche la nostra regina, perché certo. Solo, io non lo so quanto dentro il nostro cuore abbiamo questa sensibilità. Io credo una persona che ama la Madonna ha sensibilità. Una persona che non ha devozione, non ha amore verso la Madonna, non può neanche capire. E per sì. Questo io sempre dico, pregate. Pregando si impara a pregare. E poi diventa sempre di più bisogno di stare con Dio. Perché uno che prega sente sempre più profondo questo legame con Dio, con la Madonna, con Santi, eccetera. Comunque, Mario, possiamo lanciare un appello a tanti gruppi di preghiera italiani che imparino a cantare il rosario intero. Bello, dai, bellissimo. Se tu mi mandi, diciamo, la musica o un pezzo, lo faccio sentire in radio così gli altri imparano. Perfetto, va bene, lo farò, okay. lo manderò alla Roberta così... Sì, è lei la regista, soprattutto lei. Sì, è bellissimo, perché non è tanto difficile, perché quando cominci a farlo, in realtà dobbiamo tradurlo, adesso lo so in croato,
ma dobbiamo tradurlo anche in italiano. Certo. Troviamo qualcuno, dai. Sì, ok, lo diffondiamo in tutta Italia in questo modo. Sì, bello, dai, bellissimo. Bellissimo. Senti Maria, prima di finire però, di due parole sulla preghiera familiare. La Madonna dall'inizio ha chiesto, in realtà io mi ricordo i primi giorni dell'apparizione, la Madonna ci ha chiesto di mettere Santa Scrittura nel posto visibile nelle nostre case. E io mi ricordo, abbiamo cominciato tutti a fare un piccolo altarino nella casa. Non lo so, padre Livio, se tu ti ricordi, ogni sabato mattina nostri genitori, di solito la mamma, o ogni sabato sera, di solito si faceva al mattino, si andava a benedire la casa, la stalla, intorno alla casa, tutte le cose che abbiamo, le bestie, eccetera. E è diventato, con le apparizioni, ancora più importante tutte queste abitudini che erano nella fede, nella tradizione del nostro popolo. E quando la Madonna è arrivata è diventata ancora di più. E io mi ricordo ogni volta quando si andava fuori della casa, la mamma faceva segno di croce sul fronte. È diventata una cosa nuova che abbiamo sentito bisogno. Ma anche nella stessa casa abbiamo cominciato a fare, c'era sempre croce. Io non lo so se tu ti ricordi quando c'è matrimonio e quando si mette la mano di sposo e la sposa sopra la croce e si lega con la stola, sacerdote lega, benedice, sì, sì. E dice quello che Dio lega che uomo non separi. E di solito questa croce è sempre nelle case cattoliche croate, sopra la croce, sopra il letto matrimoniale c'è sempre questa croce. E io mi ricordo queste tradizioni, la Madonna ha arricchito dicendoci di mettere Santa Scrittura nel posto visibile nelle nostre case. Abbiamo cominciato a mettere la statua della Madonna, statua di Sant'Antonio, che abbiamo tanta devozione, o San Michele Arcangelo, eccetera, dove si metteva una scatoletta, esempio, dove si mettevano soldi per le missioni, per sacerdoti, missionari, eccetera, quando arrivavano nella parrocchia a fare le predicazioni, fare le sante messe, eccetera, era una buona occasione per dare qualcosa a questi sacerdoti, questi missionari. E la Madonna ha cominciato a chiederci di pregare sette Padre Nostro, sette Ave Maria e Gloria, poi ha chiesto rosario completo, poi in realtà una parte del rosario, poi rosario completo, e diventata una cosa sempre di più. E possiamo dire ogni famiglia decideva di fare qualcosa, non lo so, quelli che avevano devozione, esempio la mia mamma aveva una devozione a Sant'Antonio e papà, ridendo tante volte, diceva che loro primi 3 anni non avevano figli e poi siamo nati noi sei, e papà, ridendo, diceva che ha dovuto andare da Sant'Antonio a dire troppa grazia a Sant'Antonio per dire basta. E noi tante volte lo prendevamo in giro quando lui pregava e faceva le sue preghiere che lui ha imparato dalla sua mamma, e ha voluto portare anche a noi, che noi impariamo, che si portavano non scritte ma da generazione a generazione. E queste cose ogni famiglia decideva quale preghiera di più dire. Sicuramente c'è la preghiera per nostri morti, per le anime del purgatorio, per quelli che hanno più bisogno, per malati, eccetera. Ma la preghiera è stata, infatti la Madonna primi giorni ha detto, quando noi abbiamo chiesto perché Medjugorje, perché noi, perché la Madonna ha detto perché ho trovato la fede ancora viva. Sì, sì. Sì, è tutta una grande epopea meravigliosa. Maria, però questa sera abbiamo raccontato tante belle cose, però adesso è anche il tempo di concludere, perché ormai avrei perso anche un po' di voce con tutta questa bellissima testimonianza che hai dato.
Allora, grazie. Maria, noi ci raccomandiamo a te, perché ci raccomandi tutti alla Madonna, e perché non ricordi alla Madonna, Maria, domani nell'apparizione, di dare uno sguardo particolare all'Italia in questo momento così importante della sua storia, che c'è l'elezione del capo dello Stato? Con tutto cuore, uniti nella preghiera, con tutto cuore. Benissimo. Allora concludiamo con la nostra preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. L'anima mia magnifica il Signore, e mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele sul servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e la sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il nostro aiuto nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e la terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato Gesù e Maria. Regina della pace, prega per noi e per mondo intero. Grazie Maria, sei stata meravigliosa questa sera, è stato bellissimo tutto quello che ci hai raccontato, grazie di cuore. Che Dio vi benedica tutti e uniti nella preghiera. Un bacio speciale per tutti i ammalati, tutti i allettati, tutti quelli che si sentono soli. Non siete soli, perché siamo uniti nella preghiera, come dice la Madonna, che lei è con noi e intercede davanti suo Figlio per noi. Ricordiamoci sempre con la gioia di camminare su questo cammino terreno. Dio vi benedica. Buonanotte. Buonanotte, grazie.